siamo al cospetto niente poco di meno che della statua al mio concittadino, grandissimo scrittore italiano Alfredo Oriani. Molto si dovrebbe dire di Alfredo Oriani e soprattutto molto si dovrebbe leggere, ma siccome noi siamo venuti qui adesso proveniente dalla manifestazione a favore della famiglia, vogliamo ricordare una cosa che probabilmente il 99,9% degli italiani nemmeno se l'immagina. Alfredo Oriani scrisse un libro fondamentale contro Dumas figlio, il quale aveva scritto un libro a favore del divorzio. Alfredo Oriani scrisse un libro che è rimasto, perché chi lo legge... Era figlio della sua epoca parigina. Indubbiamente, ma Alfredo... Gaudente fino in fondo. Allora, beh vabbè, all'epoca c'era... No, non è da stupirsi che l'autore della Dama delle Camelie no, fosse a favore del divorzio, ma non cambia questo. La cosa importantissima è che Alfredo Oriani scrisse un libro assolutamente laico, assolutamente nostro, intitolato Matrimonio, un libro di circa 350 pagine, dove fa la storia del matrimonio visto nell'ottica della società civile e della trasmissione della società civile. No, ma soprattutto dell'ereditarietà antropologica e culturale e tutto il resto. Indubbiamente, ma... quindi ti dico, è un libro assolutamente laico. Non c'è nessuna, come dire, pretesa religiosa, anzi poi ti immagini Alfredo Oriani, ti immagini che era un repubblicano deluso, perché deluso della fine di quello a cui lui contava molto, che cioè era appunto il risorgimento e quant'altro, è stato, tant'è vero che fu lui stesso, fu eclissato, perché Oriani, e lo diciamo una volta per tutte, ha scritto uno dei libri più importanti della storia italiana, intitolata Lotta politica italiana, pubblicato dall'editore Cappelli in 3 volumi. Io ho anche un'edizione, mi pare, di Bemporad, che è in un volume solo, ma è un'opera che chi legge, anche se è scritta con uno stile un po' ampolloso, anche se è scritta in maniera, come dire, piuttosto enfatica, chi legge La lotta politica in Italia capisce tutto del popolo italiano, di come il popolo italiano è arrivato oggi. Calcolate che Oriani è morto all'inizio del Novecento, in una solitudine delusa, perché lui, uno come lui era effettivamente persona che ha avuto ragione di deludersi di quello che erano le sue aspettative relative al Risorgimento, che poi è finito appunto nelle mani di chi l'ha gestito, perché l'Italietta post-risorgimentale non era niente. Le aspirazioni, e la lotta, le battaglie, i sacrifici e tutto quanto degli autentici risorgimentalisti furono delusi nell'Italietta del tran tran della destra liberale post risorgimentale e post 1870. Allora ricordo agli amici, qualora volessero di nuovo informarsi, che se c'è un'opera fondamentale relativa al concetto di matrimonio è vista in un'ottica realmente laica, di unione, quindi non c'entra niente, cioè la difesa del matrimonio che noi oggi alla quale oggi noi assistiamo è un braccio di ferro tra il potere concreto e terrestre della Chiesa e chi e coloro che contro questo potere vogliono instaurare un sistema di dominio sulle coscienze che conosciamo molto bene. Disfascio morale, disfascio genetico. Esattamente, cioè loro vogliono andare a fondo. Il fatto che noi parliamo di una capacità, di una possibilità di carattere tecnologico di agire nei confronti della natalità, diciamolo così in senso lato, non significa niente, perché il progresso tecnologico ci sarà sempre, c'è sempre stato. Il fatto è che questo progresso è indirizzato in una direzione. Il tecnologico va cavalcato dirigendolo, non essendo. Ma loro stanno dirigendo dove vogliono loro, vogliono una massa informe di atomi umani da poter comandare come vogliono loro a bacchetta. Questo è quello che vogliono, lo sappiamo perfettamente.
per far capire come fortunatamente non siamo i soli a fare questa diagnosi, abbiamo qui una bella rivista che è questa. Di cui leggeremo alcune frasi che fa capire come questo articolo, che è stato scritto da noti sociologi e che è un articolo del questo numero che è del dunque mi pare del 2012, sì, del 2013, quindi 2 anni fa praticamente. Ha centrato perfettamente il problema. Ambiti operativi della strategia governativa. L'operazione dello spostamento della ricchezza dai settori sociali allo Stato, alle banche e alle imprese, anche se fatto con modi democristiani e non brutali, attenzione, guarda, scritto democristiani? Eh? È scritto democristiani? Anche se fatto con modi democristiani. Democristiani è scritto. Certo, beh. Con modi democristiani. La modalità democristiana la sappiamo, quello di metterti in culo con un po' di vaselina, cercando di spendere il meno possibile. E non brutali, come dice. Combra Cipro è foriera di tensioni sociali e porta il sistema al punto di rottura. Queste sono cose importantissime, sulle quali noi conveniamo. In previsione di difficoltà di manovra di questo tipo, si dà priorità alle riforme strutturali che possiamo riassumere in... E quello che sta facendo il governo in questa testa di cazzo. Modifica della Costituzione formale, già abbondantemente superata da quella materiale. Rafforzamento dell'esecutivo e trasformazione in senso autoritario con riduzione di spazi di democrazia politica e sindacale. Quello che sta avvenendo oggi al Parlamento è di una chiarezza estrema. Esistono dei parlamentari che non contano un benamato cazzo, che sono lì perché mantenuti in fior di quattrini e ricattati costantemente, sia dal punto di vista, come dire, economico, sia anche dal punto di vista morale, perché ti provi ad andare contro, ti vengo... Tra il dire e il fare, però, c'è di mezzo il mare. E, ad esempio, in Grecia, notizia degli ultimi giorni, i contadini stanno bypassando tutte le varie filiere e portano in città gratis la loro merce che rimane invenduta. Certamente. Ma la rivoluzione c'è sempre, è in corso. Anche qui lo dice, no? Le banche, le imprese, anche fatto con il punto di rottura, non brutale, è foriera di tensioni sociali e porta il sistema al punto di rottura. Ci sarà il punto di rottura, con quello noi stiamo dicendo qual è non il loro sarà progetto. Quello che lo vogliono loro. Il cretino di turno, come dicevo, il semplice, simplicissimus, è una marionetta, ogni giorno di più si vede che è una marionetta, cioè si vede che un personaggio che sa parlare, chiacchiera, sicuro di sé, perché gli hanno fatto credere chissà che cosa, noi fin dal giorno in cui l'hanno nominato, perché non è stato eletto, nominato, abbiamo capito che si trattava di una marionetta, quella rappresentata da tanti film, soprattutto quel bellissimo film Grande Campione, ricordatevi sempre amici, andatevelo a vedere, con quel grandissimo attore che è scomparso da poco, perché insomma è un attore che ha fatto solo dei film interessanti, insomma, possiamo dire Kirk Douglas, allora, andatevelo a vedere, il Grande Campione, pigliano uno, gli fanno credere di essere un campione, lo portano ai più alti vertici della box e siccome è uno stronzo qualsiasi che crede di essere un campione e tutti quelli che gli fanno scontrare cadono lì tutti svenuti, tutto falso, alla fine gli fanno fare lo scontro vero e se becca un fracasso di legnate e quando lui va da quelli che organizzavano gli incontri dice ma io che sono dei grandi battuti, cioè tu sei la testa di cazzo, qualsiasi ti abbiamo inventato noi e tu ci dovevi servire per una scommessa che dovevamo fare noi. Bene, il personaggio Renzi è questo qui, l'ho detto quando l'ho visto in faccia, adesso incomincia a capirlo tante altre persone. Trasformazione della forma dello Stato e dei livelli istituzionali territoriali e centrali. Esatto, questo è stato scritto nel 13.
presumibilmente l'autore l'avrà scritto nel 12, presumibilmente. Il titolo è «C'è chi di crisi arricchisce e chi di crisi perisce», di Nazareno Festuccia. Trasformazione della forma dello Stato e dei livelli istituzionali, territoriali e centrali. Destrutturazione del modello sociale, ridefinendo la relazione tra le classi e il nuovo assetto sociale. Di una chiarezza pazzesca. La Costituzione è un vero e proprio ostacolo ai processi di trasformazione in atto. Non a caso abbiamo qui Orazio che anche sulla scorta della Costituzione elabora delle denunce dimostrando in maniera inequivocabile, no, che costoro vanno sistematicamente contro la Costituzione scritta e pensata. E quindi questo è, eccolo qui, la Costituzione è un vero e proprio ostacolo al processo di trasformazione in atto, sia per i suoi contenuti, sia perché può diventare l'elemento di aggregazione sociale per un'opposizione non di facciata ma di contenuto, è quello che noi stiamo facendo, operando concretamente in termini politici con le nostre denunce. Questo è l'atto, è il supremo atto politico. Certo, non possiamo. Il politico è di soggettività individuale. Non possiamo mandarli in Siberia, cercheremo di farlo. Un bel viaggetto in treno, possibilmente bestiame, in una terra da dissodare dove la manodopera di questi personaggi, che poi si è per troppo tempo esibita stando seduta negli scranni di questo Parlamento, la manodopera sarà molto utile per magari mettere in piedi delle ferrovie, no? Costruire delle città, delle qua case. Vicino, c'è l'argine del Tevere che va l'argine del Tevere, per chilometri, no, chilometri di argine del Tevere. Sì, no, ma qui ti dico, lo mettiamo al posto di proprio stessi così in orizzontale. Hanno fatto le bonifiche con la pala e col piccone e con le carriole. No, la bonifica la facciamo con i corpi umani, quella è diverso. Perché ce lo insegna la mafia, gli amici della mafia. Vengono messi dentro ai pilastri del cemento armato, che rinforzando con le ossa, con il carbonato di calcio, bicarbonato di calcio, fosfato di calcio, sono utilissimi per rafforzare le strutture di difesa dalle esondazioni. La Costituzione è il patto tra le classi che è alla base dell'attuale sistema sociale e ne riproduce i principi fondanti, i valori collettivi, i diritti e i doveri, i poteri dello Stato, il ruolo delle istituzioni, la relazione tra Stato garante dei diritti e cittadino. Tra Stato garante dei diritti e cittadini, io vorrei che qualcuno si rendesse conto che qui non c'è più un diritto civico che è stato rispettato, che viene rispettato nell'opera costante di questo Parlamento. Abbiamo fatto l'elenco. Quella formale è da tempo in forte contrasto con quella materiale, strutturata sulla base di apparenti convenienze politiche. Attenzione, di apparenti, per quella gente. Se percepisce, dice sì, ma quelli sono. Beh, invece no, in realtà siamo di fronte a un processo di snaturamento che è partito da lontano ed è sempre stato operativo. Il rapporto tra i poteri è messo in discussione da interventi legislativi ed iniziative politiche volte a cancellare l'idea dello Stato di diritto per introdurre il modello liberista che trasforma i diritti in merci. Ma che ti vuoi dire? Opportunità, casualità, comunque subordinati ai rapporti di forza tra le classi. Basterebbe questo per dire quanto è vero questa diagnosi che è stata fatta da un sociologo che conosce la materia. Il rafforzamento dell'esecutivo è in atto da tempo con l'introduzione progressiva del presidenzialismo di fatto, con l'esautoramento del Parlamento Infatti, e delle sue funzioni. La legiferazione degli ultimi anni è stata fatta tutto il 99% tramite decretazione ministeriale o governativa, quindi è veramente, ad esempio, l'ultima cosa della Lorenzin, no? Certo. Cioè una follia assoluta, una demenzialità inarrivabile proprio. Un crimine nel vero senso della parola. Cioè questo non ha la minima idea di quello che ha combinato. Non a caso mettono le donne a fare il ministro, capiscono un cazzo, soprattutto quelle. Capirei donne stile
e la bellissima Rosy Bindi, la quale venendo da come dire, rapporti sociali sviluppatici sempre nel chiuso, no, dei conventi, dei chiostri e delle associazioni per la preghiera collettiva, roba di questo genere. I focolarini, i focolaroni, i focolaracci. Allora, questi qui, un minimo di articolazione nei rapporti sociali ce li ha, ma una Boschi che è stata nominata soltanto in funzione del suo essere espressione del potere della massoneria locale. Sì, ma magari. Del potere economico-finanziario delle banche, cioè nel suo aspetto più deteriore, più schifoso, più di truffa nei confronti del cittadino, no, che ingenuamente si affida a loro. Quello che non è emerso ancora e che io ho avuto a Bisaglia, come sai mi basta sentire l'odore del fuoco che già capisco dove va a parare quel fuoco, la signora Boschi e tutta la sua entourage familiare fa parte di una gentaglia, di una genia di infami che opera da decenni nella ristrutturazione del debito o nella ristrutturazione delle aziende indebitate, andando a raccogliere il letame che c'è in giro per la sua regione e facendola impropriamente e artificialmente fallire con i fallimenti pilotati con ovviamente foraggiamenti di 8, 10, 20 milioni per botta per azienda, andando a detrarre grandi capitali sia alla Banca di Etruria che tutte le altre banche popolari e casse rurali e che della zona dell'Aretino, che si sono viste dei debiti oramai irrecuperabili e sono arrivati poi alla conclusione di questi ultimi mesi, per cui lo Stato ha dovuto intervenire in varie forme, anche nel Monte dei Paschi di Siena per esempio, e per cui praticamente nel corso di questi decenni c'è stato questo arricchimento in debito e illecito da parte di questa famiglia che ha comprato e coinvolto, diciamo, la massima parte dell'elettorato della zona. Tutti e due legati nell'infamia di basso livello. Anche Rossi, sì. Tanto per dirtene uno, che sì, dovrebbe essere quello che indaga su di voi. Il direttore generale che veramente... E quindi ecco, questo per dire insomma che c'è stata una involuzione di semiotica e tecnologica anche nel cercare di ovviare alla crisi in atto, cavalcando non il tentativo di salvezza di queste aziende, ma la intenzionale volontà di far fallire l'azienda per recuperare attraverso le banche del denaro. Esattamente. Usando le informazioni che soltanto loro possono avere. Esattamente, ma che soltanto questo, loro, che loro vanno a cercare, gli altri potrebbero avere, e quindi, ma non ecco, ci pensano. C'è una criminogeità da parte di questi infami che ci stanno governando attuali, che non c'è in questa immoralità assoluta, in cui non si riesce a trovare avvisaglia neanche nella mafia, perché la mafia ha un suo senso morale, senso istituzionale, anche un certo senso, il senso dello Stato, no? Certamente, laddove nello per Stato si intende la piramide mafiosa, certo, ma in ogni caso è il rispetto. Questo invece è l'arrivismo più smodato, sì, è l'arrivismo senza limiti, senza regole, cioè sì, l'unica cosa che conoscono è la loro famiglia personale, fine. Oltre la famiglia, un palmo dal culo mio, come si dice, fate quello che volete. Allora, proseguiamo. Il rafforzamento, perché è importantissimo questo concetto, il rafforzamento dell'esecutivo è in atto da tempo con l'introduzione progressiva del presidenzialismo di fatto. Allora, questo fatto del presidenzialismo è veramente, oggi, siccome l'italiano medio vede questo agitarsi di sto cazzone di Renzi, dice ma quello è un buffone, non, è vero che lui è un buffone, ma in realtà sta accentrando tutte le prerogative, tutta l'attenzione su di lui. No, ma mentre gli altri occupano e gestiscono i gangli dello Stato. Esattamente. Non più a disposizione del Parlamento. E il Parlamento non conta un cazzo. Non conta più niente. Esattamente. La ridefinizione dei limiti dell'azione della magistratura,
repressiva verso le lotte sociali, assecondante verso i poteri forti. Certo, ma guarda, basta vedere la sentenza che c'è stata l'altro ieri a proposito del tabaccaio che ha ammazzato il rapinatore, che si è beccato 2 anni e 8 mesi di carcere e 345.000 euro di multa a risarcimento danni alla famiglia del ladro. Cioè, questo è lo stravolgimento più assoluto. Io voglio il nome di questi figli di puttana di giudici. L'ho detto in tutte le. Io ogni volta che vedo un sito web dove c'è. Mi dici il nome! Il tabaccaio. Lo voglio andare a conoscere. Il tabaccaio piglia la pistola e ammazza il giudice. Oh, finalmente. Come hanno fatto a Milano. Esattamente. C'era tutto il caso. Farebbe contenta buona parte della popolazione italiana, che ormai da questo punto di vista ce l'ha i coglioni veramente pieni. La relazione politica come l'abbiamo conosciuta non esiste più. Attraverso la decretazione d'urgenza, attraverso la decretazione d'urgenza e la presunta emergenzialità della crisi, tutta un'emergenza dietro l'altra che non è vero mai un cazzo. No, la storia della zanzara zica. Ma io la zanzara io gliela farei puncicare al punto del culo, sì, il pulce del culo alla bosca. Il clitorio della busta alla bosca. Allora, attraverso la decretazione d'urgenza e la presunta emergenzialità della crisi, il ruolo dei partiti è diventato di cornice. Quello dei parlamentari un vero e proprio intralcio. È vero. Il taglio del numero dei parlamentari è un elemento chiaro di ridefinizione di un ruolo sempre più marginale degli eletti. Lo sai quante leggi vengono approvate viceversa, no? Sì. Approvano per decretazione il 95%. Sì. Ma lo sai quante leggi vengono approvate annualmente dal Parlamento? Poche, pochissime. Poche, manco 10. Sì. Ma quelle che vengono approvate, stavo pensando adesso quando facevate quelle cose. Non diventano affatto concreto. Ma quante ne ho sentite? Cioè li fanno chiacchierare, commissioni, rinvii, interventi, proposizioni. Interpellanze singola e poi di quelle 2 o 3 come questa della Cirinna fanno certamente serve la conosco bene molto bene allora serve, e sappiamo che sono personaggi serve lo specchietto per l'allodole, no, è sempre la solita discorso, sono personaggi di ruolo, serve lo specchietto per l'allodole. Allora, è un elemento chiaro di ridefinizione di un ruolo sempre più marginale degli eletti. L'attacco al finanziamento pubblico dei partiti, al di là dello scandalismo interessato, ridimensiona il loro ruolo imponendo condizioni finanziarie distruttive per un partito di massa costretto a trasformarli in partito di opinione senza radici ideologiche. In atto un atto di cancellazione della storia politica di questo paese. Cancellare la memoria storica per condizionare le coscienze ed impedire che l'opposizione sociale costruisca modelli alternativi di società possibile. Ed è questa la possibilità, cioè, una delle sue fasi diciamo storiche degli ultimi anni del tentativo di distruggere lo Stato è quella di imporre la ideologia gender, certamente, cioè quella di imporre una distruzione proprio all'interno della genetica umana. Esattamente. Allora, la necessità di controllo sui lavoratori passa, oltre che per le devastazioni già riferite del mondo del lavoro, per la fine delle relazioni sindacali, verissimo, ancorché concertative e complici di sindacati di comodo. Non c'è una cosa che... Chi è questo? Questo è un test eccezionale. Ma no, dico chi è che scrivo questo? E questo qui è uno che si chiama, te lo dico subito. È uno di noi? Nazareno Festucci, lo leggo a caso questo qui. È l'espressione di un modello sociale autoritario e non incline al confronto e alla contrattazione tra le parti sociali. Questo processo trova la disponibilità di CGIL, CISL e UIL che da tempo hanno avviato una profonda trasformazione del proprio ruolo e della propria funzione, proponendosi, certo, come parte integrante del regime, del controllo sociale e della tutela della libertà di impresa contro lavoratori e cittadini. Esiste in questo paese il problema. Ma quando se ne accorgeranno questi testa di cazzo di operai? Ma che è sempre stato così, se lo meritano. Se gli portano via pure il tesseramento, soprattutto ai pensionati, i quali non lo sanno, non se ne accorgono e gli fregano pure il tesseramento.
Esiste in questo paese il problema della sopravvivenza della democrazia rappresentativa che, anche se non è il modello ideale, ha una natura progressiva rispetto al modello sociale liberista, poiché è in grado di recuperare i valori di solidarietà e socialità avanzati rispetto alla barbarie capitalistica. La questione della democrazia politica e sindacale non è affrontabile con movimenti eterogenei e strumentali, ma deve diventare una componente essenziale della strategia di ricomposizione sociale. L'esclusione dal mondo del lavoro, dal reddito, dalla casa, dai servizi sociali è una condizione che va di pari passo con la destrutturazione della partecipazione democratica. A pagarne le spese sociali e personali sono sempre gli stessi, e questa diventa un'altra condizione che delimita confini della nuova composizione di classe. E con questo io chiuderei. Perfetta, una descrizione perfetta dello stato del lavoro. Non a caso l'ho preso per leggere qui. Chi è che...